Francesco Buonanno, presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. Siamo qui appunto a Salerno per la conferenza stampa di avvio alla Coppa Italia di Calcio Balilla in carrozzina. È un evento di carattere nazionale in collaborazione con CIP, Comitato Paralimpico Campania, e il Comune di Salerno, Gianluca Memoli, e oltretutto anche appoggiato dal CONI Campania. Un evento dove parteciperanno circa 40 atleti e anche come ospiti abbiamo un team russo che parteciperà al torneo ma non per la Coppa. Quindi un in bocca al lupo a tutti e spero che ci verrete a trovare in tanti. Gianluca Memoli, Coppa Italia Balilla, una nuova iniziativa per dimostrare che lo sport è senza barriere. Sì, è un bel indotto insomma di inclusione sociale, ma soprattutto di competizione in una gara dove, seppur di atleti paralimpici e quindi diversamente abili, è una gara di grande agonismo. Quindi vedremo un'altra volta la città di Salerno coinvolta in una rassegna nazionale, quale la Coppa Italia, ed è un motivo di grande orgoglio della città di Salerno, ma soprattutto motivo di vanto che sempre più iniziative sportive riempiono quella che è la programmazione di eventi estivi. Quindi credo che la Coppa Italia in carrozzina è in duplice veste, quella di abbattere i pregiudizi e quindi quelle barriere mentali che chi è diversamente abile è sempre assistito, invece in questo momento è protagonista di una gara molto competitiva. E poi allo stesso tempo quello di stravolgere quella che è la quotidianità in un territorio dove è prettamente legato al mare. Come si svolgerà il torneo? Si svolgerà domani 4 luglio e dopodomani 5 luglio, dal pomeriggio dalle 16 presso il Grande del Salerno sarà adibita una sala con tutti i tavoli di calcio balilla dove gli atleti si sfideranno, e poi la domenica, quindi il giorno successivo, superata la fase preliminare, si accederà alle finali. Quindi una due giorni ricca di un bellissimo evento sportivo, quindi sono molto molto contento e ringrazio in questo il presidente della FIPIC Francesco Buonanno, lo stesso presidente Carmine Mellone del CIP, ma soprattutto Roberto Capone, il quale è un amico ed è stato lui che ha portato nel nostro territorio quello che è il calcio balilla come federazione riconosciuta, e ha dato vita anche a una squadra che sono i gladiatori del terzo tempo, che le loro mura amiche sono a San Mango presso il Terzo Tempo Village.